ragazzi, ciao a tutti. Torniamo velocemente sull'SBC da recuperare. È uscito Petit, grande Petit, l'uomo con la coda come me, quindi da un lato mi piace, come giocatore lo adoravo già prima. Al contempo andiamo a vedere un po' di spacchettare per capire se effettivamente ha senso sbloccarlo o meno. Come sempre follow il canale YouTube, ragazzi, io sono sempre in pigiama, quindi i video che vedete in questo momento sono tutti di seguito, quindi sarò sempre in pigiama. E niente, follow il canale YouTube, andiamo in game come sempre. Eccolo qua, Emmanuel Petit. Lo ho sempre adorato io questo giocatore, ragazzi, in generale, già da quando giocavo a PES mille anni fa. 1,85, alto alto, ottimo work rate per Petit, un giocatore box to box, ha un piede preferito del sinistro, mossa e abilità 3 stelle, debole 3 stelle, occhio al debole. Questa è una cosa che mi fa proprio impazzire per un centrocampista che deve saper difendere e anche impostare, quindi occhio. Passiamo agli attributi. Velocità 84, non è rapidissimo, è anche abbastanza corpulento, 8 kg 85, ha un body type abbastanza fisico, quindi occhio. Non è rapidissimo, appunto, abbiamo solamente 85 di accelerazione, scatto 83, quindi è più una mezz'ora di rottura e impostazioni, non è un giocatore che deve andare a recuperare, però comunque ha delle statistiche interessanti, soprattutto sulla parte offensiva. Tiro 91 di potenza, quindi se becca la porta dà fastidio, occhio solamente alla finalizzazione che non è proprio perfetta, 81 è abbastanza basso per una mezz'ala, quindi non ci interessa più di tanto. Passaggi invece 83, lo sto morendo, di media non è male, però il corto 91 e il lungo 87 sono interessanti. Occhio però a visione 81, effetto 74, a impostare con delle manovre un po' pericolose si rischia di fare errori, quindi evitate, fate con Petit passaggi sicuri. Dribbling 81, occhio perché Petit non è un giocatore agile, corpulento, fisico, fa un po' fatica a girarsi, è abbastanza macchinoso, quindi veramente fate attenzione a come lo utilizzate. Difesa, beh, ottimo davvero, 89 con 92 intercettazioni, lettura difensiva 88, insomma, buono in difesa sicuramente, è un ottimo CDC. Forse più da CDC effettivamente potrebbe essere interessante rispetto a come mezzala, magari in un rombo, forse lo vedo meglio in un rombo, però attenzione. Perché nelle ripartenze forse è un po' troppo fisico, su questo punto di vista non mi convince più di tanto. Ottimo il fisico, 92 di media con 95 di resistenza, beh, forza 91 questa volta, insomma è un buon giocatore, sicuramente molto molto interessante. Quanto ci costa però l'SBC di Petit? Quanto ci costa? Stavo guardandolo prima, facevano due conti, però dovrebbe essere sui 450k circa. Non è a buon mercato, non è a buon mercato, non è neanche male come giocatore. Al contempo, se dovete partire da zero e avete dei crediti per andare a provarlo, vi costa sul mercato sui 540k, come vediamo da Footbin. Quindi è un buon giocatore da provare, sicuramente interessante da provare. Qui io direi che si può anche applicare un bel ombra e avete un giocatore che in difesa diventa molto interessante e vabbè, poi in velocità aumenta abbastanza bene, devo dire. Al contempo, andare a capire se ha senso sbloccarlo o meno, io non lo farei se si parte da zero con i crediti. È un buon giocatore sicuramente, però andare a bloccare 450k per un giocatore del genere io non lo farei. A quel prezzo vado a comprarmi Allan, la versione 92 se non ricordo male, 91, sì, pardon, la versione Foot Fantasy, che mi sembra più performante sia come rapidità che come piedi, dato che è al 5. Non andrei a sbloccare Petit sinceramente, anche lo sbloccherei solamente se fossi fan del giocatore, come probabilmente lo farò io, però non è un giocatore che vi consiglio di sbloccare, piuttosto Allan oppure anche il magico Guendouzi, quello ragazzi, questo Guendouzi è sempre fortissimo, costa pochissimo, costa neanche 100k, ma fa un lavoro incredibile, quindi è un po' obsoletino in questo momento, però è molto molto interessante, molto buono. Quindi no, lasciate perdere Petit, non ve lo consiglio assolutamente, soprattutto se parte da zero. Se avete uno scavallo da far fuori, no, io non ve lo consiglio anche in questo caso, perché comunque non è quel giocatore che diventa un game breaker. Siamo sotto Tots, ragazzi, teneteli lì. Sotto Tots sicuramente avremo dei giocatori molto molto validi, quindi avete un attimo di pazienza, tra poco arriveranno appunto i Team of the Season. Ragazzi, come sempre, fatemi sapere nei commenti se l'avete sbloccato o meno. Follow il canale YouTube, mi piace il video, ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!